ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi piccolo plus nello sfondo, ovvero le lucine. Non so se mi piacciono, non so se le terrò per sempre perché è un po' una rottura ogni volta montarle e smontarle. Però per questo video sono soddisfattissima dello sfondo. Il video di oggi non è un video make up, ma volevo provare a ricreare qualche hairstyle, quindi qualche acconciatura. Io ho i capelli corti, quindi da me verrà in un modo, però sono assolutamente replicabili da chi ha i capelli lunghi, anzi, secondo me verranno molto meglio a voi. Non so se si nota la mia abbronzatura, ma sono stata un giorno in piscina, finalmente. Niente. Allora, in questo momento i miei capelli sono al naturale, nel senso che appunto ieri andando in piscina mi sono fatta lo shampoo e li ho lasciati asciugare all'aria e sorprendentemente, cioè, sono venuti decenti. Quindi non li ho frenati, non li ho piastrati e così via. Alcune delle acconciature che volevo proporvi sono veramente una cavolata, facilissime, altre sono un po' più, per così dire, complicate, ma in realtà non lo sono, perché sono per esempio delle trecce, però non fatte come le trecce difficili, ma con dei trucchettini che magari non conoscete. Durante tutto il video credo che utilizzerò questi elastici qui, che non sono i classici di gomma che tirano i capelli, ma sono proprio dei mini elastici, che secondo me vanno benissimo quando si vuole fare delle treccine piccoline, così almeno l'elastico non si vede troppo. Per la prima acconciatura ho pensato a delle treccine estive, come quella alla francese, quindi che partono da qui, che in realtà però non sono fatte come le treccine alla francese, quindi è molto più semplice. Io lascio la riga in mezzo perché mi piace di più e divido i capelli a metà. Tengo questa parte con l'elastico e in questa procediamo col passaggio. Praticamente in molti sicuramente sapranno già farla in questa maniera, ma consiste nel girare le ciocche tra di loro in modo da creare un effetto simile alle trecce alla francese. Quindi prendo una ciocca di capelli in alto e una in basso e le incrocio. Quella che va sotto la prendo con un altro pezzetto di capelli, che è qui, e la giro di nuovo con quella dietro. E faccio così finché non ho l'effetto desiderato, per così dire. Quindi vado. Arrivati fino alla base dell'orecchio, decido di proseguire con la treccia normale, per cui divido i capelli in tre sezioni e procedo con il classico incrocio. Spettino un po' e allargo i capelli sia sopra, lascio cadere qualche ciuffetto, sia nella treccia alla base, e stessa cosa da questa parte. Chiaramente, come per ogni acconciatura, si può decidere se dividere le sezioni in maniera più piccola, più grande, procedere in maniera più precisa, più spettinata. Quindi, come prima acconciatura un po' estiva sbarazzina, le finte trecce alla francese. Qui si vede un po' più nel dettaglio l'incrocio di cui vi parlavo, e qui le classiche treccine. La seconda, ovvero la più semplice secondo me di tutte le acconciature, è facilissima, ma un piccolo accorgimento che la rende speciale. Prendo due belle sezioni di capelli, sia a destra che a sinistra, dopodiché, molto molto semplicemente, chiudo le due parti, ma la particolarità è che scendo un po' la ciocca e la ruoto dentro di sé. E sembra quasi una acconciatura elaborata, cosa che in realtà non è. Faccio così e posso rifarlo per due o tre volte fino a quando voglio. Magari esco qualche ciuffettina. Quindi questo è il risultato finale. Sfruttando lo stesso principio possiamo creare un'acconciatura un po' più tirata da questa parte e più libera da questa, facendo delle piccole sezioni. Prendo una ciocca alta e la chiudo, la scendo un po', la divido a metà e la giro dentro se stessa. Dopodiché stringo per bene. Stessa cosa sotto, quindi magari lascio una ciocca, per esempio di questi capelli che voglio che scenda, divido i capelli, una volta inglobo anche la ciocca superiore, anche qui apro a metà e passo dentro. Da così stringo e poi sistemo un po' i vari capelli fuori posto.
Quindi il risultato è questo. Considerate poi che con un elastico di quelli trasparenti si camuffa per bene. Qua si aprono un po' le ciocche in modo da farle sparire. Lo vedo benissimo con delle onde ai capelli magari. E questo qui è sicuramente più elegante di tutti quelli che vi ho fatto vedere. Anche qui lascio la mia riga naturale. Provo a dividere i capelli in delle sezioni uguali. Cioè faccio tipo un quadratino e pinzo con un elastico. Quindi disegno un altro quadratino e anche qui elastico i capelli. Stessa cosa per la terza volta di fila. Una volta fatto ciò, proseguo con una treccia alla fine. In tutto ciò non faccio nelle trecce, nei passaggi con molta precisione perché non voglio che l'acconciatura sia proprio perfettissima. È bello quando sono anche un po' spettinate, anche perché poi bisogna quasi sempre aprire le trecce, aprire un po' questa parte qui. Quindi fatta una treccina, in realtà l'ho fatta abbastanza larghetta, la apro, ok? E stessa cosa faccio qua con i codini. Adesso faccio la stessa cosa di qua. Quando qualcosa non vi convince potete sistemare con delle forcine, un po' di lacca. Io purtroppo non ho né l'una, l'altra non la vorrei usare, cioè la lacca. Questo qua è il risultato finale. Per questa acconciatura ci servirà dividere i capelli in tre sezioni. Quindi faccio come una coda grande grande bassa e lascio una piccola sezione da un lato e dall'altro. Con la maggior parte dei capelli faccio una coda bassa e qui anche leghiamo le due estremità. Ho fatto un po' ridere. Adesso apro questa parte qui e la passo all'interno della coda. Dopodiché stringo. Stessa cosa con l'altra parte, quindi apro la ciocca di lato e ci lascio passare in mezzo le altre due. Con i capelli corti purtroppo è tutto un po' più complicato. E adesso posso levare quella in mezzo. Qui lascio uscire dei ciuffettini e in teoria, perché io non mi vedo allo specchio, dovrebbe essere uscita un'elegantissima coda bassa, però un po' più particolare perché si è creato questa sorta di incrocio. Non so fino a che punto sia uscita bene, quindi speriamo che sia venuta decente. Questa qui è una sciocchezza, ma secondo me è veramente carinissima se fatta bene, che forse non è il mio caso adesso. Il video è finito, spero tanto che vi sia piaciuto e vi sia stato almeno un pochino utile. Se così fosse vi invito a iscrivervi al canale e se vi fa piacere di seguirmi anche sul mio Instagram. Pubblico spesso dei reel con i trucchi che mi vedete qui su YouTube. Quindi mi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!